Ciao a tutti, sono la dottoressa Pilato, sono una biologa nutrizionista e mi occupo con Giovanni della parte di nutrizione nel progetto Ready Più ormai già da diversi anni. Insieme collaboriamo proprio per migliorare lo stile di vita delle persone e io mi occupo appunto della parte che riguarda l'alimentazione. Abbiamo parlato spesso proprio del connubio alimentazione e sport, proprio perché questi sono fondamentali per raggiungere uno stile di vita sano ed equilibrato. Si completano insieme, quindi per raggiungere degli ottimi risultati anche in breve tempo è importante ovviamente affiancarli sempre. Io mi occupo appunto della consulenza nutrizionale. Nella mia consulenza cerco appunto di inquadrare il paziente sotto diversi aspetti, sia sotto l'aspetto antropometrico, quindi nella misurazione di tutti i parametri corporei che riguardano ovviamente il peso, ma anche le circonferenze, e di valutare insieme a lui anche il suo aspetto ovviamente familiare, genetico e comportamentale. Molto importante, infatti, nelle mie consulenze è quella di valutare ovviamente insieme al paziente il suo stile di vita attuale. Sia per quanto riguarda anche il suo lavoro, perché è molto importante capire comunque l'aspetto lavorativo della vita del paziente in modo tale da inquadrare comunque il livello di stress che può esserci comunque in una persona. Così stilare poi un piano alimentare che sia adatto alle esigenze di ognuno e non mettendolo appunto in difficoltà, perché si sa che molte volte l'abbandono appunto di un piano alimentare è dato proprio dal fatto che i piani alimentari a volte sono difficili da gestire e da seguire. Quindi per me è molto fondamentale, prima di tutto, che il paziente abbia un'educazione alimentare. Perché? Perché l'educazione alimentare è alla base di, uno stile di vita che poi può diventare equilibrato e che si può protendere appunto per tutta la vita. Se abbiamo un'educazione alimentare potremmo tranquillamente permetterci dei momenti di svago, per esempio una vacanza, in modo tale che quando ritorniamo comunque alla nostra vita quotidiana riprendiamo, in mano il nostro regime alimentare che per noi, è diventato praticamente la quotidianità. Quindi alla base di tutto c'è sempre una buona educazione alimentare. Alla base dei miei piani alimentari c'è sempre comunque un indice glicemico basso, si può dire, proprio per raggiungere un senso di sazietà più prolungato e non avere fame nel tempo, perché questo è proprio diciamo, uno tra i primi motivi per cui molte volte si abbandona un percorso alimentare, la troppa fame, il sentirsi stanchi. Infatti, avendo comunque un piano alimentare bilanciato, appunto, e seguendo un percorso comunque a basso indice glicemico, riusciamo ad avere un senso di sazietà prolungato e non avere fame, sentirci appagati e sentirci anche più energici. Quindi, alla base del mio percorso alimentare c'è sempre questo aspetto molto fondamentale. Allora, l'obiettivo finale quindi sarà quello di stilare, elaborare un piano alimentare che sia personalizzato per i vostri gusti e il vostro stile di vita e che vada di pari passo con l'attività fisica che farete. In modo tale da avere la giusta energia e raggiungere risultati sperati, ovviamente, in breve tempo e con la giusta facilità. Quindi il piano alimentare sarà stilato comunque sulle abitudini alimentari del paziente, tenendo conto appunto delle sue abitudini alimentari. Proprio per quello si parla sempre di piani alimentari personalizzati, come anche piani di allenamento personalizzati che vengono comunque disegnati sulla persona. A questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.